Oggi prepariamo un dolce semplice semplice. Io lo chiamo il dolce al latte perché come base abbiamo il latte, ma se voi volete utilizzate lo yogurt, sempre con le stesse quantità. Allora, servono 3 uova, 2 bicchieri da osteria o comunque di queste dimensioni, vedete questo quello da osteria è questo qua. Io ho queste tazze che a me piacciono molto, in ceramica granaina, che ho preso in Spagna. Allora, facciamo così, 2 bicchieri di zucchero, cioè 2 tazze di zucchero. Intanto lavoriamo questi con le uova. Ok, poi aggiungiamo un bicchiere di latte o yogurt che sia, un bicchiere di latte. In questo dolce utilizziamo l'olio d'oliva e verrà molto più leggero e a me piace tanto. Un bicchiere di olio d'oliva. Quantità sono semplici perché una volta che avete tirato fuori il bicchiere, il resto si fa la svelta, niente bilance, niente. 4 bicchieri di farina. Una bustina di lievito per dolci. E una grattata di limone. Io avevo il limone fresco, non ce l'avevo, ho preso il succo di limone, quello che si compra già spremuto. Ho messo praticamente la quantità di mezzo limone, che risulta buono uguale. Poi mescoliamo tutto. Il dolce è già fatto, semplicissimo, ci vogliono sì e no 10 minuti per la preparazione, quindi si fa presto. Ora si prende una teglia da forno per dolci, la foderiamo con la carta da forno e ci mettiamo il nostro impasto. Questa spatola in gomma, silicone, si chiama in Spagna, io l'ho sempre chiamata relamadora, e la traduzione in italiano qua ho visto che si chiama leccapentole, e veramente lecca le pentole perché proprio raschia veramente bene. Una volta usavo il cucchiaio, ma ho una spatola normale di quelle in acciaio, ma non danno gli stessi risultati. Non graffia. Praticamente vi rimane come se l'avesse leccato un bambino. Ok. Sistemiamo bene il composto. Lo sbattiamo un attimo. Ritaglio gli angolini. Intanto il forno lo scaldate a 180 gradi. Se lo fate ancora prima di iniziare, meglio, che quando entra il dolce, che il forno è già caldo, lievita meglio. Poi mettete la griglia non a metà, ma leggermente più bassa. E la cottura, il mio è sotto sopra. Puoi fare solo sotto, solo sopra. Ho fatto sotto sopra con il dolce che rimane quasi più basso, in modo che cuocia bene sotto, lieviti e cuocia bene contemporaneamente sopra. Quindi mettiamo in forno 180 gradi per circa 40 minuti e niente, vediamo come viene. Il dolce è pronto, ancora caldo, lo sformiamo.
ci aggiungiamo un po' di zucchero a velo, gli dà quel che in più. Bene, non ci resta che tagliare. Ancora è caldo, più buono è quando è freddo, ma giusto per vedere come è venuto. Buon appetito!